tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di prodotti finiti. Ho una marea di prodotti finiti da farvi vedere. Non riesco a essere regolare, costante e a farvi il video, diciamo, mensilmente, ma in realtà sono prodotti finiti degli ultimi mesi, diciamo. E c'è dentro un po' di tutto, sia prodotti viso, capelli, corpo. Direi di iniziare subito, di non perdere tempo e vi mostro subito quello che ho terminato e vi dico cosa ne penso. Allora, shampoo di al verde, questo qui è quello della linea Volume. Avevo preso anche il balsamo, se non sbaglio, che boh, non so dove sia. O forse il contrario, quello all'avocado, che avevo preso anche il balsamo, mentre di questo avevo preso soltanto lo shampoo. Mi sfugge in questo momento, non mi ricordo. Comunque, allora devo dire che per quanto mi piacciono molto i prodotti del DM e di Alverde, che è la linea biologica del DM, non mi trovo benissimo con i prodotti biologici per capelli. O meglio, non è che mi sono trovata male, mi aspettavo qualcosina di più. Questo dovrebbe essere uno shampoo volumizzante. Io l'effetto volume non l'ho visto granché. Lasciando perdere il solito problema, tra virgolette, che ho con i prodotti biologici, con gli shampoo biologici, cioè che mi fanno poca schiuma e non mi danno idealmente l'idea di aver lavato bene i capelli, anche se in realtà non è così, quindi è una cosa più di testa che altro. Ormai mi sono un po' abituato, diciamo, abituata a questa cosa, quindi non mi disturba più tanto come prima. Però devo dire che non ho trovato la meraviglia, insomma. Continuo a preferire, se devo paragonarlo a uno shampoo volumizzante, quello viola di Pantene, che è quello che mia mamma usa tuttora, che abbiamo sempre usato per anni in casa, io e lei. Che è 2 in 1 shampoo e balsamo. Mi sono sempre trovata benissimo con quel prodotto e idealmente, pensando a un prodotto volumizzante, lo paragono appunto a quello e non ho ritrovato le stesse caratteristiche in questo, non ho visto particolari cambiamenti nel mio capello da dire wow, ho dato effettivamente più volume. C'è anche da dire una cosa, l'ho utilizzato in un periodo in cui in realtà ho tenuto quasi sempre i capelli legati, anzi io ho sempre i capelli legati e quindi un po' colpa mia che secondo me non l'ho testato adeguatamente per potervi dire qualcosa di più, nel senso che avrei dovuto proprio provare a lasciarli un po' più sciolti, a notare come erano i capelli dopo il lavaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mentre in realtà li lavavo, ciao, e non mi ci sono preoccupata più di tanto, non mi sono preoccupata più di tanto di vedere effettivamente l'effetto che mi faceva, però non l'ho neanche notato, quindi non ci ho pensato di soffermarmi su questa cosa, questo sicuramente, ma sicuramente non l'ho neanche notato, per cui non deve essere stato niente di che. Questo dice che è uno shampoo volumizzante al bambù e alla menta e bergamotto per capelli fini e privi di forza, senza silicone, per capelli con visibilmente più volume. La formulazione con proteine di piselli, proteine di grano e arginina aiuta a fortificare la struttura dei capelli fino alle punte senza appesantirli. Sicuramente un ottimo prodotto dal punto di vista del lince, essendo biologico, con estratti attivi che fanno sicuramente bene al capello, però insomma niente di entusiasmante. Sono 200 ml, il prezzo non me lo ricordo, basso comunque rispetto a tanti altri prodotti biologici. Potrei ricomprarlo? Mi piace cambiare e visto che comunque non è stato lo shampoo della vita. Potrei ricomprarlo, ma non per forza di cose, ecco, non è una cosa che dico questo, sicuramente lo ricomprerò, no, quello no. Poi, altro prodotto, spero che sia fuoco perché mi sembra che stia facendo un po' di scherzetti. Poi, altro prodotto che è cioè nel senso che anche questo non so se ricomprerò o meno, è questo prodotto dei Tesori d'Oriente. Ed è questo appunto bagno schiuma Tesori d'Oriente, li conoscerete insomma tutti e sapete sono famosissimi profumi che sono anche dupe di altri profumi famosi, devo ancora farvi il video tra l'altro perché ne ho un bel po'.
e quindi prima o poi arriverà anche quello. E questa qui alla mamma, scusate, ha l'olio d'argano e fiori d'arancio, la mamma è un'altra. Comunque, questa e quella che vi ho detto sono tra le mie preferite come profumazioni. E quindi quando ho visto il bagnoschiuma era in offerta, mi sembra di averlo acquistato da Tigotà, se non sbaglio. L'ho assolutamente comprato proprio perché la profumazione è una delle mie preferite della linea e quindi era anche un bel boccettone da 500 ml, ottimo, mi è piaciuto, lava bene, lava quello che deve lavare, profumo assolutamente ottimo come il profumo, è piaciuta tanto anche a Nicola che l'ha usato con piacere. E quindi è una profumazione che sì, è femminile dal punto di vista del profumo, da indossare come profumo, ma per quanto riguarda il bagnoschiuma, secondo me può essere comunque universale, quindi una profumazione che per lavarsi può piacere anche all'uomo, insomma Nicola non l'ha disdegnata, diciamo, ma non ci avrà neanche fatto fin troppo caso, però insomma l'ha utilizzato e gli è piaciuto, vedevo che comunque lo utilizzava con piacere, per cui va bene. E allora, a me piace cambiare, quindi è un non so se lo ricomprerò semplicemente per questo motivo, perché mi piace cambiare soprattutto nei bagnoschiuma, mi piace testarne diversi, mi piace proprio cambiare marchio, cambiare profumazione. Ci sono quei due o tre brand a cui magari sono un pochettino più affezionata, che magari ricompro più spesso perché mi piacciono per il prezzo, però. Devo dire che non mi fossilizzo, quindi anche in questo caso potrei ricomprarlo assolutamente se lo trovassi in offerta perché è un buon prodotto, però insomma c'è anche di meglio e c'è tanto altro in giro. Poi considerando che sono 500 ml, quindi mezzo litro, un bel boccettone non vi finisce più e a me stanca dopo un po', quindi comunque preferisco avere magari un formato un po' più piccolo, anche non di molto perché comunque sì. Se sentite qualche rumore è perché fuori sta, credo, per arrivare il diluvio. Cioè, c'è stato bello fino adesso, ma adesso c'è mega vento e siccome ho le finestre comunque aperte mi sbatto, infatti questa l'ho chiusa, ma mi sa che dovrò andare a chiudere anche le altre. Scusate. Comunque dicevo, per il prezzo che ha, io mi sembra che l'avevo pagato su 2 euro e qualcosa, 2,50 euro, massimo 3, è un buon prezzo considerando appunto che sono 500 ml, però il formato così grande a me dopo un po' stanca. Però sì, potrei riacquistarlo. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo ed è assolutamente un top di Alverde, a differenza dello shampoo che mi ha lasciato un po' nì, su questo prodotto non ho assolutamente dubbi e questo lo ricomprerò sicuramente perché mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. E sto parlando dell'olio anticellulite di Alverde. Allora, non vi aspettate i miracoli, quindi non vi aspettate un prodotto che chissà che cosa faccia o che vi faccia sparire la cellulite. No, assolutamente no. Però è un prodotto biologico, è un olio che appunto io stendo subito dopo la doccia sulla zona dal ginocchio in su, zona cosce e fianchi. E non mi ha ridotto la cellulite, quello sicuramente no. Poi la mia più che cellulite è un po' di ritenzione idrica perché bevo poco, 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 poco. Anzi, mi sono venuto in mente che dovrei andare a bere, vabbè, lo farò dopo. Però bevo pochissimo durante la giornata, non bevo neanche un litro forse durante la giornata. Quindi purtroppo ho un po' di rilassatezza, diciamo così, cutanea e un po' di ritenzione idrica. Quest'olio non fa i miracoli, ma sicuramente mi va a compattare la zona. Quindi dopo l'applicazione, oltre ovviamente alla sensazione setosissima della pelle liscissima dopo l'applicazione dell'olio, ma questo quasi con quasi tutti gli oli, sento proprio una maggiore compattezza. E con l'utilizzo comunque costante, anche se io non sono super costante e non lo andavo ad applicare tutti i giorni come invece bisognerebbe fare. Ma lo applicavo un giorno sì, un giorno no, o ogni 2-3 giorni comunque quando facevo la doccia. Adesso nella bella stagione comunque già un po' di più perché magari ci si lava più spesso e quindi lo vado anche ad applicare più spesso perché lo applico sempre dopo la doccia.
ma se siete costanti, che lo andate ad utilizzare veramente tutti i giorni, magari addirittura anche mattina e sera, sicuramente potete vedere degli ottimi risultati, non dal punto di vista, ripeto, della cellulite, ma più che altro per proprio quella sensazione di compattezza, ed elasticità della pelle. Il profumo è ottimo, paradisiaco, almeno comunque a me è piaciuto molto. Devo andare, mi sa, a spegnerla, a chiudere la finestra. E era rosmarino e limone, ed effettivamente annusandoli si sentono entrambi un buon mix. Mi è piaciuto molto, molto, molto l'odore e la consistenza dell'olio, tutto quanto. Anche, devo dire, anche il packaging. L'unica pecca forse che posso trovargli è la confezione in vetro. Perché se volete tenerlo magari appunto come faccio io da mettere dopo la doccia, dovete insomma stare un attimino magari attente perché rischia di scivolarvi se si scivola, cade, rompe, essendo vetro, insomma è un disastro. Quindi magari di plastica sarebbe stato più comodo, diciamo così, però il packaging in vetro dà sempre a tutto un aspetto più curato, più di spessore rispetto alla plastica, quindi comunque non mi dispiace, giusto per dire, un piccolo appunto, se devo trovarglielo sarebbe questo, però assolutamente ottimo, sono 100 ml, non è tantissimo, il prezzo non è neanche bassissimo perché stiamo parlando di 5 euro circa. Quello di Sien, che mi piace altrettanto, costa in realtà un pochettino meno, perché costa 3, questo 4,95, quello 3,95, 1 euro di differenza in realtà, per un prodotto molto molto simile, entrambi mi sono piaciuti, però nello specifico questo di cui vi sto parlando adesso è super assolutamente consigliato, se andate al DM prendetelo, ottimo. Poi, altro prodotto del DM. Qua ovviamente li vedete tanti video haul e poi vedete che ovviamente i prodotti si utilizzano e quindi poi alla fine queste recensioni arrivano con calma, ma arrivano. Allora, questo è uno dei primi prodotti tra l'altro di Balea che ho acquistato, se non sbaglio, insieme in realtà anche all'olio anticellulite, uno dei primi che ho acquistato. Questa è una mousse, famosissime mousse che ormai fanno un po' tutti, ma in realtà Balea è stata una delle prime, nel senso che ho acquistato questa ancora prima di quelle Nivea e di tutte le altre mousse uscite poi adesso più recentemente. Questa è una mousse doccia al profumo di fiori di tiare e latte di cocco. Profumazione paradisiaca, molto delicata comunque, non troppo forte, però buonissima. Molto dolce, estate. Proprio una coccola assolutamente. Una bella schiuma azzurra, tra l'altro, cioè del colore del tappo, un po' più chiara, un po' più tenue come azzurro, però simpaticissima anche questa cosa che la schiuma è, questa mousse è azzurra. E Hawaiian Dream, effettivamente sì, sogno hawaiano ed effettivamente è stato un sogno utilizzare questo prodotto. Ci ho messo un po' a finire, mi è durata tantissimo, non so se è perché comunque l'alternavo ad altri bagnoschiuma, quindi non utilizzavo solo e sempre questa quando facevo la doccia. Ma era lì in doccia e a seconda di come mi giravo utilizzavo uno o l'altro bagnoschiuma, dipende, di solito ne ho due aperti in doccia e li giro, li alterno un po', a volte anche tre, dipende da come mi gira. Quindi diciamo che ci ho messo tanto a finirla, ma anche perché secondo me, ecco, non l'ho utilizzata sempre. Sono 200 ml e ripeto, mousse bella sofficiosa, morbida, che non si sfalda subito, quindi non è di quelle che appena le toccate o le applicate si sciolgono, diciamo, ma rimane comunque abbastanza compatta. È proprio una bella coccola profumata, colorata, quindi veramente un prodotto piacevolissimo da utilizzare, super promosso anche per il prezzo perché comunque tra i più bassi sul mercato. Quindi tra quelli sul mercato, comunque come mousse, quelle di Balea sono a mio parere, oltre che ottime dal punto di vista della qualità, anche per il prezzo, veramente 1,90 euro o giù di lì, insomma. Quindi ottime, 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 assolutamente un prodotto da provare. Poi, ho finito un reperto storico praticamente che mi ero dimenticata di possedere
Ed è un fondotinta in polvere di Kiko, era un'edizione limitata della Sunproof, quindi una collezione che veramente, siccome è praticamente 5 anni che non compro Kiko, figuratevi da quanto tempo ho questo prodotto, che tra l'altro è pure tutto sbriciolato. Ecco perché era rimasto nei meandri della mia postazione make-up, perché sta rotto, mi sai, quindi l'avevo lasciato lì e non l'avevo più calcolato, anche perché se la cosa comoda di questi prodotti, di questi packaging, è che appunto hanno lo specchio, la spugnetta, il prodotto è compatto e lo si può portare in giro. Nel momento in cui si rompe, finisce la sua comodità, perché come lo aprite, sporcate a tutte le parti, come ovviamente ho fatto io ora. Quindi ho polvere di questa terra barra fondotinta, no, fondotinta è in polvere, da tutte le parti, e io avevo appena pulito il pavimento ieri proprio, e adesso è tutto zozzo. Mi viene da dirgli qualche parolaccia. Invece sapete cosa faccio? Lo cestino, e non ne parliamo neanche. Ma non ne parlo neanche, ma non per cattiveria, ma non utilizzo più i prodotti Kiko. Li ho sempre, diciamo, acquistati, lo sapete, per chi mi segue da tanto, ma ritengo che se ti vuoi togliere uno sfizio su un rossettino particolare, un ombrettino di un colore particolare che magari non metti sempre, una matita occhi, insomma, per chi non ha grosse, grandi esigenze dal punto di vista del make-up. Da quando sono diventata una make-up artist, ovviamente non posso assolutamente propormi utilizzando questo genere di prodotti, oltre al fatto che comunque a parecchie persone ha causato irritazioni, allergie sul viso. Quindi a me, devo essere sincera, non hanno mai fatto niente. Ho sempre utilizzato anche prodotti viso, come appunto questo con fondotinta, e non ho mai avuto problemi. Però c'è una mia amica che invece si era rovinata completamente la faccia, aveva tutta la faccia irritata proprio perché aveva utilizzato un fondotinta di questo brand. Quindi insomma, sta un pochettino a voi, e forse negli anni comunque anche i prodotti sono migliorati, però insomma, non sono di mio gradimento, non li acquisto per tutta una serie di motivi logici. Poi, altro reperto, questo sicuramente mi era piaciuto di più, era una cipria compatta di Elf, talmente usata che è sbiadito anche il logo, la scritta qua davanti. Anche questa, vedete, è ormai finita e un po' sbriciolata, quindi è un prodotto che andrò a cestinare, anche se mi dispiace già di più perché ero molto affezionata ad Elf, anche se appunto adesso è diventata già più meno reperibile. Però agli inizi proprio del mio canale era tra i brand che acquistavo ed amavo di più per rapporto qualità-prezzo. E ritengo che comunque rimanga un brand molto valido per gli stessi motivi, ma essendo così poco reperibile ormai, ed essendosi anche in realtà ampliate le possibilità per quanto riguarda i brand low cost, adesso ce ne sono miliardi rispetto magari a un tempo. Adesso si conoscono, c'è cioè Makeup Revolution, insomma ce ne sono diversi, per cui c'è più scelta e magari questo può essere passato in secondo piano. Però a me Elf è sempre, insomma, piaciuto, tantissimi loro prodotti, e ripeto, anche questo ormai è un brand che uso poco e che non acquisto più da diversi anni, sempre da 5 anni ormai. Però sicuramente per quello che costava era un ottimo prodotto, un'ottima cipria finita e basta, ciao, ce ne facciamo una ragione e passiamo ad altro. Poi, altro prodotto per il corpo, questo è un doccia shampoo, è un prodotto biologico. Questo l'avevo acquistato da Tigotà e l'avevo acquistato in realtà per Nicola, perché è appunto un doccia shampoo, quindi un prodotto che si utilizza sia per lavare i capelli che per lavare il corpo. Siccome lui ogni tanto, insomma, va in palestra, è comunque un uomo più spartano, più insomma così, non ha bisogno di mille robe come noi donnine che abbiamo tutte le nostre cose precisine, lui utilizza appunto anche doccia shampoo, quindi un unico prodotto per lavare tutto, mentre già io ho diverse tipologie di prodotti, quindi
Quindi questo era più che altro per lui. E poi mi incuriosiva perché appunto era la canapa bio. Questa è di Biotteca Italiana, quindi appunto un marchio che potete trovare da Tigotà. E mi incuriosiva, diciamo che appunto tutto ciò che è canapa incuriosisce, mi incuriosisce. Avevo provato una maschera per capelli che era la fine del mondo. Ho comprato anche uno spray di Skincare Revolution, insomma, mi intriga come ingrediente, diciamo così. E chissà che rilassi un po', ci si fa un bel bagno rilassante. Vabbè, allora non si sentiva odori particolari, anzi, aveva un buon profumo. Ve lo dico perché invece la maschera appunto per capelli che avevo provato di pH Bio, ricordo che invece aveva un odore particolarmente forte che ricordava tanto la canapa, ecco, però forse un po' più fastidioso, un po' particolare, mentre questo insomma non aveva profumazioni particolari, quindi anche a chi non piace il genere, diciamo che poteva comunque gradire la profumazione di questo perché non era eccessiva o particolarmente forte. È pratico, nel senso che come prodotto appunto due in uno è pratico, l'ha usato praticamente soltanto lui, l'ha usato con piacere, io l'ho usato veramente 2 volte per lavare il corpo e non i capelli e ha fatto il suo dovere. Sono 200 ml, 6 mesi di PAO, non mi ricordo il prezzo, mi sembra che l'avevo acquistato in offerta, ma non ricordo. E anche questo, diciamo, sì, mi è piaciuto, ma per lo stesso motivo che vi dicevo prima, che comunque mi piace cambiare, non so se lo riacquisterò perché veramente c'è miliardi di cose in commercio, quindi se dovessi trovarlo a un prezzo stracciatissimo, sì, potrei ricomprarlo, però insomma, mi sono tolta lo sfizio così di provarlo una volta e non mi necessita l'acquisto di questo per forza di cose, ecco. Però un ottimo prodotto che mi è piaciuto, quindi se volete provarlo, io ve lo consiglio, perché no, è molto valido. Poi, prodottino, oddio, mi stava volando, prodottino viso. Allora, questo non mi è piaciuto particolarmente, invece, si tratta dei Provenzali ed è un detergente per il viso. Questo è con puro olio nutriente di karité, è un cosmetico di origine vegetale certificato, dice qua, anche se non ha certificazioni biologiche in realtà, quindi c'è soltanto questo piccolo logo qui davanti, ma non ha altri loghi di altre certificazioni. E è per tutti i tipi di pelle e allora perché non mi ha ispirato più di tanto? Ha una consistenza sul cremoso oleoso, aveva un odore un po' particolare che non mi piaceva tanto e una consistenza appunto che io non mi piaceva molto perché sì, delicato, perché aveva questa parte oleosa. Ma allo stesso tempo non mi dava l'idea di andare a detergere bene il viso, di andare a pulire bene il viso. Sicuramente delicatissimo, quindi lasciava la pelle molto morbida, però secondo me non abbastanza pulita o purificata. Certo, non dice di fare quello, però almeno pulirla sì. E quindi aveva proprio una consistenza che a me sul viso non faceva impazzire. Anche questo odore comunque non era gradevole per mio gusto e quindi non mi faceva impazzire utilizzarlo. Inoltre mi si è rotto praticamente subito l'erogatore, tant'è che appunto schiacciando non funzionava. All'inizio schiacciava e mi spruzzava tutto il prodotto in giro e non mi piaceva proprio come tipo di erogazione. Poi si è rotto subito praticamente e quindi io cosa facevo? Lo tenevo così che andava a svitare e lo versavo. Formato poi piuttosto piccolo, quindi è vero che serviva poco prodotto, non ne serviva molto per detergersi il viso, però comunque veramente piccino, 100 ml. Io questo non lo ricomprerei, non mi ha proprio entusiasmato. Qua dice formula detergente dalla consistenza cremosa ed arricchita con olio di karité e dalle note proprietà nutrienti restitutive. Dopo il risciacquo lascia sulla pelle una piacevole sensazione di vellutato benessere.
Dosare quanto basta e procedere con la pulizia del viso, non degli occhi. Sì, effettivamente sugli occhi bruciacchiava, però io comunque quando mi lavo il viso tendo a lavarmi comunque tutto il viso, quindi se mi va un po' negli occhi cerco di non farcelo andare, però può capitare lavandosi il viso e quindi non amo particolarmente comunque prodotti che poi vanno a bruciare sugli occhi. No, non mi ha proprio sconfinferato da nessun punto di vista questo prodottino. E non l'avevo comprato io fortunatamente, mi era stato regalato, non mi ricordo da chi, cioè in realtà questo me l'ha dato mia mamma, non so chi l'abbia dato a lei, però no, non so neanche in realtà se c'è ancora, a dire la verità, sicuramente il packaging è cambiato perché ho visto che sono cambiati un po' tutti i packaging dei provenzali, però diciamo che questo sicuramente non lo andrei a ricomprare perché non mi ha proprio entusiasmato, quindi no. Poi allora, ho finito altri prodotti viso. Ho finito, sono tutti e tre di Sien, come cavolo si dice. Sono questi qui, quindi praticamente la crema notte, la crema giorno e il contorno occhi. Allora, io avevo preso due linee differenti, quindi avevo preso per quanto riguarda la crema, diciamo, giorno, la linea questa qui al melograno, mentre per quanto riguarda la crema notte avevo preso questa qui alla rosa, perché la rosa di solito, insomma, è un ingrediente un pochettino più nutriente, più idratante, e quindi l'avevo pensata come una crema comunque più adatta per la notte, quindi avevo voluto provare la versione notte di questa. Non le avevo prese entrambe, cioè non avevo preso di tutte e due, cioè del melograno sia giorno che sera e della rosa sia giorno che sera, perché mi sembrava eccessivo, non consumo così velocemente così tante creme, nel senso che ne ho già tantissime e quindi comunque non sapendo come erano per cominciare avevo voluto prendere soltanto queste due e poi avevo preso tutti e due contorno occhi. E nel frattempo, cioè per il momento, ho usato questo e adesso dovrei iniziare l'altro, ma non so se lo inizio subito o inizio qualcos'altro perché ho un po' di roba da finire e da iniziare. Devo decidere ancora cosa ricominciare. Comunque, allora, questa era quella al melograno, era l'anti-age cream, dice per pelli mature, ma in realtà io l'ho trovata. Forse appunto un pelo più leggera rispetto a questa qui, quindi comunque ho fatto bene a scegliere questa per la notte. E dice vabbè applicare sulla pelle pulita, non dice granché, esatto, non dice praticamente niente, solo che è una crema anti-age per tutti i tipi di pelle, mentre per questa dice che è una smoothing face cream per pelli secche. Allora, probabilmente di giorno effettivamente sarebbe stata un po' pesante. Infatti, anche di questa che ho utilizzato sia giorno che sera, in realtà mi trovavo comunque meglio la sera. Secondo me sono fin troppo ricche per il mio tipo di pelle. Forse proprio perché comunque entrambe sono una per pelli secche e l'altra anti-age, quindi comunque abbastanza nutriente come proprio anche come consistenza, come tipo di crema. Non mi sono dispiaciute, nel senso che comunque per il prezzo che hanno sono degli ottimi prodottini low cost, adatti un po' a tutti e per chi ha non grandi esigenze, appunto perché sono prodotti molto molto semplici, biologici però, quindi comunque per chi cerca un prodotto bio con inci verde dal costo appunto molto basso, sicuramente questi sono prodotti che posso consigliarvi perché sono comunque ottimi prodottini. Non sono prodotto della vita, quindi niente di, ripeto, entusiasmante, però io devo dire che mi sono trovata bene con entrambe. Sarei curiosa di provare la versione inversa, quindi la rosa per il giorno e il melograno per la sera. Però in realtà credo che questa sia la accoppiata migliore, perché ritengo che questa qui anti-age sia leggermente appunto un pelo più leggerina
ideale appunto da utilizzare anche di giorno, mentre questa qui che è un pelino più ricca e per le pelli un pochettino più appunto secche, per la mia pelle che non è proprio secca, poi qua dicono secca ma dipende cosa intendono, perché un conto è secca disidratata e un conto è secca nel senso priva di nutrimento, sono due cose diverse e a volte purtroppo ci si confonde e quando ti indicano secca che cosa intenderanno, che dà nutrimento o che dà idratazione. Secondo me diciamo che questa dà più idratazione e questa dà più nutrimento. Sono comunque leggere nel senso che sono formulazioni semplici, non sono creme super ricche di chissà quali attivi, chissà quali ingredienti, però fanno il loro dovere nella loro semplicità. Mi sono comunque appunto piaciute, soprattutto per il prezzo che è basso, perché si parla di 3 euro e qualcosa per 50 ml. Mi sono durate il giusto, nel senso che ho fatto un po' di fatica a consumarle, ma perché ripeto io mi stanco facilmente, quindi il 50 ml della crema, a parte per alcuni rari casi dove veramente le ho finite che non me ne sono manco accorta perché magari era una crema che mi piaceva particolarmente e che trovavo differente per determinate caratteristiche, queste che comunque si assomigliano tra di loro. Mi hanno effettivamente a lungo andare un pochettino stufato e quando sono arrivata alla fine effettivamente non vedevo l'ora di finirle, ma non perché non fossero valide assolutamente. Mi sono davvero piaciute entrambe. Ovviamente non ho trovato chissà quale azione anti-age in questa assolutamente, anche se dice che anti-age ha fatto il compito di una crema qualsiasi idratante. Che poi abbia agito anche un pochettino sui radicali liberi, su rughette o quant'altro, ben venga, però visibilmente non ho visto chissà quali risultati stratosferici da questo punto di vista. Due cremine veramente semplici che però hanno fatto il loro dovere, mi sono appunto piaciute e che comunque vi consiglio perché spendete poco ma ne vale la pena. Quindi provatele, provare non costa nulla, o meglio costa quei 3 euro che costa la crema. E per chi non vuole spendere tanto, ma vuole comunque strutturare una routine biologica in questo caso, perché no? Potrebbero essere il prodotto giusto. E quindi niente, le ho provate, le riacquisterei in questo momento no, perché comunque ripeto tante altre creme. Mi sono piaciute. Ma non mi hanno fatto gridare wow, non mi hanno fatto esaltare, ecco, quindi sono sicuramente dei prodottini che ritengo, quelli che dico io senza infamia e senza lode, che costano poco e quindi si possono provare senza rischi e senza paura di rimanerci poi male o delusi o senza, esatto, paura di aspettarsi chissà che, perché da un prodotto che costa poco. Credo che generalmente, bene o male, tutti ci aspettiamo magari un po' meno. E in realtà non deludono, nel senso che comunque io mi sono trovata bene, mi sono piaciute e sono contenta. Però, ripeto, essendoci tanto altro, per il momento non le riacquisto perché ho altre creme, ne ho veramente tante altre da finire. Però vi dico la verità, finite tutte quelle che ho. Se non trovo la crema che mi fa impazzire, perché no? Io potrei tranquillamente ricomprare anche queste, assolutamente. Quindi comunque ve le consiglio e sono dei prodotti promossi. La stessa cosa, un po' tutto lo stesso discorso vale anche per il contorno occhi. È un contorno occhi molto blando, delicato, non è un contorno occhi secondo me adatto a chi ha un contorno occhi molto esigente, che ha bisogno di molto nutrimento. Qua dice Firming Eye Care per pelli mature e fragrance free. Allora, questa è una cosa positiva, che non abbia profumo, nel senso che appunto a chi non gradisce le profumazioni e i cosmetici questa non ne ha. Per pelli mature, secondo me, insomma, non l'ho trovato particolarmente ricco da farmi pensare che su un contorno occhi maturo, quindi comunque una persona più grande di me, possa effettivamente trovare un contorno occhi che vada ad agire sulle rughe o che dia molto nutrimento al contorno occhi. Questo
No, è comunque un controllo antibiologico, come vedete ha, non ve l'ho fatto vedere, ma ci sono la certificazione qui e qui Natru e anche appunto sul contorno occhi. Questi sono i classici 5 ml e 15 ml, scusate, la cosa favolosa è che costa solo 1,99 euro. Quindi io ve lo promuovo assolutamente per il prezzo, perché è un contorno occhi biologico con inci completamente verde. A un prezzo così piccino è difficile da trovare, quindi super valido da questo punto di vista e comunque mi è piaciuto perché ha fatto il suo dovere. Ha idratato la zona, l'ha levigata. L'ho utilizzato prevalentemente la sera, ecco. Anche se non è solo da sera, non è così pesante da dire non lo posso utilizzare di giorno, quindi secondo me in realtà poi dipende molto dal tipo di contorno occhi che avete. Io ce l'ho abbastanza secco e che inizia a segnarsi parecchio e l'ho trovato adattissimo comunque anche per il giorno senza problemi. Forse appunto di notte io adesso inizio ad avere più esigenze e ad aver bisogno di qualcosa di un pochettino di più, soprattutto per quanto riguarda proprio le rughe, nel senso che inizio ad avere le rughe e me ne accorgo che ci sono e mi danno un po' più fastidio. E da quel punto di vista diciamo che non è sufficiente, ma in realtà non ho ancora trovato un contorno occhi che lo sia, eh. Quindi cioè, rispetto a tutto quello che ho provato, comunque rientra a pieno nei contorno occhi che io promuovo, lo ritengo leggerino, però sicuramente valido e per il prezzo che ha, secondo me, si può provare, anzi dovete provarlo. Anche appunto come contorno occhi c'è anche quello alla rosa che appunto ho ma non ho ancora provato. Vediamo un pochettino com'è quello. Questo però ripeto non mi è dispiaciuto affatto, quindi potrei sicuramente tranquillamente ricomprarlo come le creme uguali. Anzi, forse è più probabile che ricompri il contorno occhi perché li consumo più facilmente le creme. Poi allora, ho terminato un trattamento, qua torniamo ancora su DM, torniamo ancora su Alverde, quindi ancora prodotto biologico. Questa è una confezione di fialette, ovviamente adesso è vuota, non le vedete, ma l'ho tenuta appunto la confezione esterna per farvi vedere cos'era. E sono praticamente il trattamento per 7 giorni ai fiori di Bacca. All'interno ci sono 7 fialette da 1 ml, quindi in totale sono 7 ml, che è pochissimo, ma in realtà la fialetta vi basta quasi per due facce. Se ne aveste due andrebbe bene, perché comunque non è tantissimo, ma comunque è più che sufficiente quello che c'è in una fialetta per l'applicazione, insomma, sul vostro viso. Ci sono tre colorazioni diverse di fialette all'interno e hanno un contenuto appunto diverso per ogni colore. Vi vado a leggere cosa sono perché a memoria non ricordo. Allora, la fialetta blu, effetto idratante. La fialetta verde, effetto antiossidante e antinquinamento. E la fialetta gialla, effetto antirughe. E bisogna applicare il primo, il secondo e il settimo giorno una fialetta blu, il terzo e il quarto giorno una fialetta verde e il quinto e il sesto giorno una fialetta gialla. All'interno comunque sono già in ordine, quindi voi partite dalla prima, andate ad applicarli in ordine, e le applicate proprio secondo l'ordine indicato dietro e quindi vi fate questo bel trattamento appunto ai fiori di Bacca. Hanno una consistenza liquido all'interno un po' oleoso acquoso. Va bene, io ho una pelle mista che comunque tende a lucidarsi, ovviamente è un trattamento che faccio la sera prima di andare a dormire. Non lo trovo anche se olio, ma io comunque amo gli oli, quindi non ho problemi di questo tipo con gli oli. L'ho trovato comunque adatto comunque anche al mio tipo di pelle, quindi non spaventatevi se avete la pelle mista o grassa che dite no, non le posso utilizzare, perché comunque non è così. Non è poi un prodotto che andate a utilizzare tutti i giorni, che magari a lungo andare può darvi anche dei problemi o può effettivamente non essere adatto. Essendo un trattamento di una settimana, secondo me potete farvelo tranquillamente.
E poi insomma passate ad altro e basta, cioè, una volta finito, fatto, basta, ciao. Quindi secondo me non c'è da preoccuparsi a questo punto di vista, oltre al fatto che io non avvertivo nessuna sensazione pesante o appunto oleosa di unto sul viso dopo averle applicate, assolutamente. Mi sono trovata sempre benissimo, tant'è che questa è l'ennesima confezione che ricompro. Hanno un prezzo non bassissimo, però ci può stare nel complesso, considerando appunto che anche qua abbiamo la certificazione Natru, e quindi un prodotto biologico, un prodotto molto particolare, fiori di Bach, quindi insomma una cosa particolare, per cui sono disposta comunque a spendere questa cifra, per quanto mi sono appunto trovata bene, stiamo parlando di 4 euro e qualcosa, quindi niente di comunque eccessivamente oneroso, ecco, si può fare una volta ogni tanto. Calcolate che io cerco di farli ogni cambio stagione più o meno, quindi proprio come trattamento rinforzante e intensivo appunto da effettuare quando inizio il cambio stagione, quindi quando anche la mia pelle deve abituarsi al cambiamento del clima, delle temperature, quando inizio a cambiare anche i prodotti che utilizzo, perché sento che la mia pelle ha delle esigenze diverse ovviamente d'estate piuttosto che d'inverno. E mi piacciono moltissimo, ve le consiglio, questo è assolutamente uno dei top del DM. Arriverà anche questo video, so che ci sono tanti video che mi avete scritto che volete, o tanti video che vi dico che devo fare e poi non sono ancora arrivati. Bisogna avere il tempo anche materiale di mettere insieme le idee, capire che cosa volervi mostrare. Nei video definiti è un po' più semplice perché ho qua i sacchetti e quindi tiro fuori e vi mostro, c'è poco da organizzare, diciamo. Mentre quando invece bisogna fare dei video un pochettino più studiati, allora lì bisogna avere del tempo e quindi non sempre, soprattutto adesso, questo periodo dove si è ricominciato tutti a mille, insomma, non c'è sempre il tempo di gestire questa cosa, anche perché comunque oltre al lavoro, c'è il lavoro fuori, c'è il giardino, c'è la casa, insomma, c'è anche Nicola, ci sono tante cose a cui pensare e quindi non sempre riesco a fare quello che vi dico, mi dispiace un po', però comunque arriverà, questo è poco ma sicuro. Quindi portate pazienza, rimanete sintonizzati su questo canale che arriverà questo beniamato video perché è una cosa che comunque a cui tengo comunque. Perché appunto il DM è uno dei miei amori e quindi ci vuole assolutamente il video sui top sia di Balea che di Alverde o comunque in generale del DM. E niente, quindi questo super 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 promosso. Poi, altro prodotto DM, abbiamo un sapone mani di Balea. Questo tra l'altro finito recentemente, comprato e finito recentemente, quindi uno dei prodotti più recenti forse che avete visto nei video haul, perché appunto l'ho comprato credo neanche un mese fa, no, beh, non è vero, però insomma l'abbiamo finito velocemente perché in questo periodo ci si lava le mani più di prima, ecco, e quindi è finito velocemente. Sono 300 ml, prezzo bassissimo, un euro qualcosa. E ho scelto questo tra tutti, che è forse il meno sfizioso che potete mai aver visto sul mio canale come sapone mani. Di solito Balea vado sempre sui packaging un pochettino più appunto carini, sfiziosi, colorati, con profumazioni particolari, mentre questo è classico, era bianco, profumo non mi ricordo neanche se ce l'aveva, forse senza profumo addirittura. Sì, senza profumo, ideale per lavaggi frequenti delle mani. Dermatologicamente testato, pH neutro. E mi aveva, diciamo, incuriosito per questo simbolo che potrebbe non voler dire niente, visto che dietro non è specificato, ma mi ha dato l'idea di qualcosa di più, non più, come dirvi, qualcosa di più specifico, più medico, più disinfettante, non lo so, questa croce così a mo' di farmacia mi ha fatto pensare a qualcosa di un po' più specifico, ecco, quindi non il classico sapone
mani, profumato, carino, coccoloso, ma non so se mi sono spiegata perché non trovo le parole, non è difficile, è difficile cap farmi capire, cioè farvi capire quello che intendo, però credo che abbiate capito. Ecco, se tra questo e gli altri tutti carini, profumosi, in un momento particolare dove comunque si doveva fare particolarmente attenzione all'igiene, appunto a lavarsi spesso le mani, tutte queste cose qui, ho pensato che questo fosse l'ideale in quel momento specifico. Adesso tornerò ai saponi normali, carini, diciamo. Però in quel momento, durante la quarantena, abbiamo utilizzato questo e vabbè, insomma, avevo comprato questo e abbiamo utilizzato questo. Mi è piaciuto, ma insomma, generalmente scelgo altre cose, e quindi probabilmente la prossima volta proverò altro, ecco. Però sicuramente ottimo anche per comunque il prezzo. Allora, ho un po' di maschere e trattamenti vari. Allora, queste sono due, diciamo, confezioni, delle fialette, quelle del calendario dell'avvento con le fiale, di appunto Balea, che avevo acquistato quest'inverno. Io non le ho utilizzate tutte, all'interno c'erano 24 fialette. Ma ne ho utilizzate in realtà circa la metà perché non le volevo utilizzare tutti i giorni, quindi le usavo un giorno sì, un giorno no, e poi ho iniziato a diradare. Quindi, comunque, sulle 24 fialette del calendario, ripeto, ne avrò utilizzate la metà circa, e le altre le ho tenute perché appunto volevo conservarle, tenerle per fare dopo degli altri trattamenti. Qua in questo momento ho trovato queste due, ma in realtà ce ne saranno altre in giro perché appunto le avevo tenute per mostrarvele. E non so più dove sia, no, l'ho buttato, mi sa. Mi sembrava di aver tenuto una cosa dove avevo scritto che cosa erano le fialette, cosa c'era all'interno e cosa facevano, ma non so dove l'ho messo in questo momento, quindi vabbè. Comunque all'interno c'erano, mi sembra, quattro tipologie di fialette diverse, una più lattiginosa, una più oleosa, una più illuminante perché aveva all'interno proprio delle particelle dorate, quindi aveva questo effetto un po' più illuminante. Insomma, c'erano di diverse fialette. Questa qua rosa, boh, non mi ricordo quale fosse, l'ho tenuta così in rappresentanza per parlarvi in generale di quel calendario dell'avvento che a me personalmente è piaciuto. Comunque, calcolate che appunto rispetto magari alle fialette. Vabbè, qua parliamo di prodotto biologico, questo invece non lo è, però in generale le fialette comunque di Balea, se fate il trattamento quello di una settimana, più o meno il prezzo è sempre sui 4-5 euro. Il calendario dell'avvento con 24 fialette l'avevo pagato 12 e qualcosa, 12 euro, sì. Quindi comunque diciamo che per rapporto quantità prezzo ne valeva la pena e quindi mi sono tolta lo sfizio e l'ho voluto provare, ovviamente anche insieme all'altro calendario dell'avvento, di cui però non ho quasi provato niente in realtà, perché avevo troppe altre cose da utilizzare, quindi ho lasciato tutto chiuso in tonso. Però avete visto, spero, tutte le foto sulle mie storie in Instagram, l'ho spacchettato con voi giornalmente o quasi, quindi avete visto il contenuto di tutto, se siete curiosi e volete farvi un'idea per il prossimo anno, secondo me ne vale assolutamente la pena, però se volete constatare voi andate a guardarvi le storie su Instagram, le storie in evidenza, lo trovate. E c'è proprio la storia in evidenza skincare e lì vedete tutto lo spacchettamento appunto del calendario con quello che c'era all'interno e vi fate un'idea. E questo qui delle fialette appunto utilizzate con piacere, ne ho altre assolutamente consigliato, cioè ovviamente non è del momento questo prodotto, però in un futuro. Ah, ecco, Shining Star, sì, questo guarda qua le luminose. Sicuramente io lo ricomprerò. Poi ho due maschere in tessuto, due maschere viso in tessuto. Allora, queste qui vengono tutte dall'Indonesia, se non sbaglio. O Indonesia o Thailandia, comunque. E
Allora, questa qui è questo marchio che non ho mai sentito, si chiama Vienna, e è una maschera viso rivitalizzante al melograno per tutti i tipi di pelle. Quindi questa qui, tessuto che io tengo sempre, molto morbido, grande, ma io preferisco che siano un po' più grandi rispetto a quelle troppo piccole. Molto morbido, e lo dico perché ne ho usata una recentemente che invece aveva un tessuto molto rigido che non stava appiccicato bene e qua sul mento continuava a staccarsi. E invece questa, che tra l'altro ha un profumo delizioso ancora adesso, che chissà da quanto tempo è qua, e super imbevute, mi è piaciuta molto. Io devo dire la verità, non trovo chissà quale differenza tra una maschera in tessuto e l'altra. Mi piace farle, mi piace comunque sentire quasi più psicologicamente il beneficio piuttosto che visivamente, perché non è che possono fare i miracoli neanche loro. Quindi non è che mi ha rivitalizzato la pelle, sicuramente mi è andata ad idratare e mi ha lasciato una sensazione di pelle liscia e morbida. È un buon prodotto e mi piace, mi è piaciuto. Stessa cosa vale per questa. Questa in realtà devo dire che mi è piaciuta anche di più, perché effettivamente non dico che abbia visto un effetto illuminante, schiarente, che chissà che cosa ha fatto, però non lo so, mi è piaciuta di più rispetto a quella che vi ho mostrato precedentemente. Questa è al veleno di ape e è una maschera, diciamo, idratante, e dice anche levigante, ma quello in realtà non l'ho notato più di tanto. Sicuramente ha idratato e ha effettivamente illuminato l'internato. Se sentite un telefono e una voce, Nicola di là nel suo studio che parla, che lavora, che fa le sue cose. E insomma, mi è assolutamente piaciuta. E bella fresca e piacevole, veramente piacevole. Anche il profumo, anche questo era delicato ma buono. Anche questo è un tessuto molto morbido, forse un pelo, no, beh, morbido anche questo. Ecco qui, un po' più piccina, come vedete, come forma leggermente, e un po' più meno resistente rispetto all'altra. Quindi come tipo di, diciamo, tessuto, maschera in tessuto, ho preferito l'altra. Come però effetto e siero all'interno, ho preferito questa. E peccato, insomma, che qua non si possono trovare così facilmente. Però veramente ottime. Tra l'altro si è assorbita subito, cioè subito. Io la tengo sempre in posa di più rispetto al dovuto. Se riesco mezz'ora me la tengo, sto libera, tranquilla, pacifica, cerco di stare rilassata, quindi di non alzarmi, di fare chissà che, ma comunque la metto se sono sul divano e sono tranquilla. E la tengo quanto riesco, finché sento che è quasi, non dico asciutta, però quasi. All'interno rimane sempre un pochettino più di liquido, quindi poi io quando me la tolgo vado a rimetterla dentro, e se riesco vado a utilizzarla una seconda volta. Se invece il tessuto magari è un po' scaccione o semplicemente non c'è così tanto liquido da fare una seconda applicazione, vado a utilizzarlo semplicemente togliendolo dalla confezione e spalmarmelo sul viso. Si asciuga molto facilmente, quindi rimane. Come si dice, la pelle non rimane unta, non rimane bagnata, ma si assorbe subito, quindi perfetta anche se tipo la volete fare di giorno, per dire, poi dovete andare al lavoro e truccarvi, comunque perfetta. E niente, mi è piaciuta molto. Altro prodottino, anche questo mi è piaciuto, ne ho già altre confezioni anche di questo, già ricomprate. Queste purtroppo no, perché sono quelle che vengono appunto dai viaggi, anche se credo di averne due di ognuna, quindi forse ne ho ancora una di entrambe, non lo so, non mi ricordo. Comunque di questi sicuramente ne ho altri, e vabbè, queste sono sicuramente più reperibili. Sono dei contorno occhi, cioè non sono classici patch,
che si mettono sotto, ma come vedete dall'immagine qui, spero che riusciate a vedere, sono quelli fatti tipo mascherina, quindi che vanno a ricoprire tutto l'occhio. In realtà è una cosa che a me piace anche, non sempre, sono un po' più scomodi perché non stanno appiccicati come gli altri, che potete veramente fare altre cose nel frattempo. Però sono carini perché comunque vi vanno ad idratare tutta la parte perioculare e non soltanto appunto sotto. Sono un po' una copia di quelli più famosi di Garnier, che costano però decisamente di più rispetto a questi. Questi, se non sbaglio, costano 1 euro e qualcosa, quelli di Garnier 3 euro. Io ne ho un paio, ma li avevo comprati in offerta a 1 euro e qualcosa. E allora li avevo comprati perché ho visto che erano in offerta ed ero proprio curiosa di provarli. Però diciamo che appunto essendoci questi non mi viene neanche voglia di andare a comprare quelli Garnier. L'effetto è blando, quindi non pensate che chissà cosa facciano, però mi sono piaciuti perché comunque danno davvero una bella sensazione di freschezza e di idratazione allo sguardo. Rivitalizzano il contorno occhi che per quanto mi riguarda è una zona molto sensibile e molto delicata e in più truccandomi tutti i giorni spesso arrivo a sera che mi sento proprio gli occhi stanchi, tipo oggi, e non vedo l'ora di farmelo praticamente e credo che stasera infatti uno di questi me lo faccio. E cosa dice? Maschera Baleocchi rinfrescante in tessuto, un pezzo ce n'è all'interno. La formula a base di acido ialuronico, acqua di cocco ed estratto di alghe rinfresca il contorno occhi ed alleva gli occhi gonfi. Applicare la maschera al contorno occhi deterso, lasciare agire 10 minuti, quindi rimuovere la maschera e massaggiare delicatamente i residui. Allora, ovviamente, come appunto non ci dice, quindi non ha effetti per quanto riguarda borse e occhiaie o rughe, quindi non vi aspettate appunto un trattamento di questo tipo, ma è rinfrescante, rivitalizzante, come vi ho detto. Sicuramente ha l'acido ialuronico, quindi aiuta ad idratare la zona e un pochettino, sì, qualcosa sulle rughe magari fa, però niente di esorbitante. Mi piace l'idea che abbia appunto l'acqua di cocco, quindi quando c'è un estratto di frutta all'interno dei prodotti, boh, mi esalta sempre, non so perché. E il cocco è una cosa che mi ispira. E comunque, insomma, ottimo prodottino. Quando vado li compro, no? Magari sempre no, però quando li trovo, quando mi gira, quando magari sono in carenza di prodotti appunto per il contorno occhi, me ne prendo magari un paio da tenere lì e li faccio volentieri. Ottimi anche se li mettete in frigorifero e li utilizzate freschi da frigo, sono ancora più decongestionanti, hanno ancora più quell'effetto wow che risveglia tantissimo lo sguardo proprio perché già sono freschi di loro, messi appunto in frigorifero è ancora meglio e quindi ottimo prodotto davvero, ve lo consiglio, provateli. Poi, terminata una crema viso che ho da un'eternità, ma davvero da un'eternità, che era rimasta nel mio kit di lavoro e che quindi non avevo più sfruttato e utilizzato e siccome poi ho tirato fuori il kit che ho fatto di lavori recentemente, mi è tornata tra le mani anche questa crema e l'ho appunto finita. Allora, questa l'avevo comprata da Acqua e Sapone, ma parecchio tempo fa. E è appunto una crema viso idratante, purificante, lenitiva, rinfrescante. 60% di aloe bio, anche se in realtà non ha nessuna certificazione biologica. L'unica cosa che noto, ma l'ho notato in realtà dopo averla acquistata e averla utilizzata, è che il marchio dice Aloe Essence, vedete qua, però qui piccolino, 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 che non so neanche se riuscirò a farvelo vedere. Ah sì, ecco qua. C'è praticamente questo piccolo simbolino che è l'alberello e il logo di Omnia Botanica, che è uno dei brand che ormai conosciamo, che potete trovare da Tigotà, ma a questo punto anche da Acqua e Sapone, credo. Non lo so, io non l'ho mai visto in realtà da Acqua e Sapone, però questa sono sicura al 100% che viene da lì. Allora, che dirvi, l'ho utilizzata tantissimo, per tipo un anno è stata praticamente la mia unica e sola crema viso e l'ho
l'ho sfruttata molto nel periodo in cui comunque non ero così appassionata anche di skincare, quindi non è che avevo la smania di utilizzare chissà quanti prodotti, di avere, di provare, ero piuttosto basica, mi andava bene una cosa qualsiasi. E sicuramente l'aloe per la mia pelle è uno degli ingredienti che in realtà va a momenti, però sicuramente è fresco, si asciuga velocemente, quindi comunque il mio viso lo tollera bene. Questa non era un gel aloe, ma era proprio a crema, 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 bianca, classica. Profumo molto delicato, buono. Idratante sicuramente, lenitiva sicuramente. Rinfrescante e purificante, secondo me, un po' meno, nel senso che questo 60% di aloe, secondo me, sì, può esserci, però quel restante 40% la rendeva abbastanza corposa, non è una di quelle creme che si assorbe subito, o meglio, non dovete eccedere, perché mi era capitato di utilizzarla come base viso prima del trucco su una ragazza che aveva la pelle probabilmente un pochettino più oleosa rispetto alla mia, che buttava fuori di più lucido rispetto alla mia, e dopo poco appunto si era lucidata, quindi non so se era perché gliene avevo applicata troppa e quindi l'aveva rigettata, o perché non era adatta al suo tipo di pelle, o perché la crema in generale non è adatta ad essere utilizzata come base make-up, quindi come crema da giorno. Ed è quindi più una crema un po' più ricca, ecco, rispetto a quello che mi sarei aspettata pensando all'aloe. Però devo dire che mi sono trovata sempre bene e allora adesso come adesso non li riacquisterei, anche perché il formato sono 75 ml. 75 ml adesso di crema, no, cioè ho fatto fatica a finire questa da 50, figurati questa da 75. Quindi questo è il motivo per cui non la riacquisterei, perché appunto, ripeto, mi piace cambiare, mi piace provare, mi piace testare, e quindi forse mi stuferei ad avere questa per tutto quel tempo. Però devo dire che in realtà mi c'ero affezionata e un po' neanche dispiaciuto quando era finita, devo dirvi la verità. Mi è durata tantissimo, tant'è che appunto, ripeto, me ne ero praticamente dimenticata. Però secondo me è un ottimo prodotto, e poi il prezzo era veramente bassissimo, mi sembra che costasse sui 3 euro, una cosa del genere. E tra l'altro non l'ho più vista, vabbè. Crema specifica per il viso, ha effetto idratante, lenitivo e rinfrescante, grazie alla forte concentrazione di aloe vera e alla presenza di burro di karité, olio di mandorle dolci e olio di jojoba. Il ficosaccaride antiacne, azione di regolazione sebacea, e la rende ideale anche per le pelli grasse e con tendenza acneica. Quindi dice che come sostanze funzionali ha l'aloe vera gel biologico al 60%, il burro di karité al 2%, l'olio di mandorle dolce al 2% e l'olio di jojoba all'1,5%. E il ficosaccaride antiacne all'1,5, quindi è vero sì che è adatta anche a pelli acneiche, però c'è quell'1,5% di quell'ingrediente nella percentuale, nel 100%, quindi comunque poco. Quindi sì, però non vi aspettate una crema super leggera, è comunque una crema abbastanza ricca. Però devo dire che tutto sommato mi è piaciuta. Potrei riacquistarla, in questo momento no, per le stesse ragioni delle altre, però consigliata. Poi, ultimi quattro prodottini. Allora, una maschera per capelli. Allora, questa è di Omia Laboratoire, quindi un brand biologico, ormai vabbè, insomma ne avete viste e riviste queste maschere, ma io le acquisto sempre quando le trovo in offerta perché sono ottime e confermo il mio pensiero su questo prodotto. Io cerco di comprarle sempre quando sono in offerta, quindi non supero mai i 3-4 euro, diciamo, forse 5, toh, dipende. Però no, generalmente tendo ad acquistarle veramente quando costano poco, quando sono super in offerta. Mi sembra che l'avevo pagata 2,70 euro, se non sbaglio, non vorrei dirvi una stupidaggine.
però se non sbaglio erano in super super offerta e ne avevo prese due o tre. Comunque, indipendentemente dal prezzo, che poi varia a seconda di dove lo trovate, dove lo acquistate, dal punto promozione o no, questa è appunto una maschera per capelli all'olio d'argan, per capelli lisci, dice. Non so che cosa intenda, nel senso che non è che ha un effetto lisciante, ma sicuramente ha un effetto districante, quello sì, quindi è una cosa che piace tantissimo a me perché come sapete cerco sempre questo dalle maschere, quindi che mi vadano a idratare il capello, ma più che idratare a districare e a nutrire perché io faccio fatica a pettinarli, quindi voglio qualcosa che me li rinforzi, me li renda belli, morbidi, setosi e pettinabili soprattutto. E questo è certificato ICEA, fate attenzione con i prodotti di Omnia Laboratoire che sono comunque ottimi, a me piacciono per la maggior parte, non tutti, però per la maggior parte mi piacciono, soprattutto le maschere, queste sì, quasi tutte. Però non tutti i prodotti sono certificati ICEA. Infatti, mi sembra di avere anche il tonico da qualche parte. Da dove sta? Sì, eccolo qua. C'è anche quello, vi faccio vedere anche quello. No, anche questo è certificato. Come non detto, comunque fate attenzione perché non tutti hanno la certificazione ICEA, mentre appunto la maschera invece qua ce l'ha, come vedete, quindi prodotto biologico. Ottimo, 6 mesi di PAO, ma ovviamente ne dura meno, sono 250 ml. Lascia i capelli veramente appunto super setosi. Questa è con l'olio d'argan, c'è anche quella all'aloe vera che mi piace molto per la profumazione soprattutto. Per l'effetto devo dire che sono entrambe, anche questo è un buonissimo odore, però più delicato ma buono. E lasciano i capelli entrambi veramente morbidissimi. Questa in particolare rispetto all'altra, all'aloe, che è un po' più idratante come effetto, questo mi dà l'idea proprio di nutrirli parecchio e la cosa che io adoro è che riesco a pettinarli. Cioè, ottima, ottima, ottima. Piccolo prezzo, ma ottimo, ottimo prodotto che vi consiglio assolutamente. Oh, è al contrario. Eccola qui. Assolutamente consiglio. Ops, stavo facendo volare tutto. Assolutamente un prodotto consigliatissimo, che è assolutamente un sì, promosso e sicuramente la riacquisterò, se non ce l'ho già nelle scorte. Poi, già appunto che l'ho tirato fuori, faccio vedere sempre un altro prodotto Omia, questa volta per il viso. Questo è un tonico viso, emolliente delicato, non secca la pelle, alla mandorla e alla malva, quindi con olio di mandorla ed estratto di malva bio, adatto per la cute sensibile. Torna fuoco. Ecco qua. Ogni tanto fa ancora quello scherzetto di non mettere a fuoco. Anche questo appunto prodotto certificato ICEA, come vedete qui, ed è veramente un prodotto eccezionale anche questo per il rapporto qualità-prezzo, soprattutto perché sono 200 ml, quindi comunque un bel formato per un tonico ed un prezzo piccolino di 2-3 euro. Io mi sono trovata divinamente, tant'è che l'ho acquistato già un'altra volta e nelle scorte non l'ho ancora utilizzato perché lo trovo più adatto per l'inverno. Però mi è piaciuto tanto, tant'è che appunto l'ho riacquistato. Veramente super delicato, lascia la pelle super setosa, idratata, tonificata, ma allo stesso tempo che appunto non tira, non secca, super super delicato, molto idratante e ha un effetto un po', diciamo, anti-age, ma per quanto può esserlo un tonico in realtà, ma solo perché appunto ha la malva che comunque un ingrediente molto delicato, idratante e la mandorla che è elasticizzante, però ecco, però veramente veramente delicato, ma mi è piaciuto molto molto molto. La sensazione sulla pelle dopo averlo utilizzato era di freschezza, di idratazione, di rinvigorimento quasi, non so come dire. Però era veramente un piacere utilizzarlo e ripeto, infatti l'ho riacquistato, quindi questo sicuramente è un sì promosso, consigliato e lo riacquisterei sì perché l'ho già fatto. Vi leggo solo quello che c'è scritto,
Allora, rinfrescante, tonico viso, emolliente, delicato, rinfrescante per pelli normali, secche e sensibili. La mia pelle non è secca, ma però è sensibile e non è una, diciamo che è normale mista, va a periodi, e infatti lo trovo un po' più indicato per appunto l'inverno per questi motivi, perché la mia pelle è un pochettino più esigente d'inverno rispetto all'estate. D'estate voglio magari qualcosa di un po' più rinfrescante, di un po' più anche astringente, perché comunque tendo magari a sudare e buttare fuori di più il sebo rispetto all'inverno. E 6 mesi di PAO, prodotto testato nickel, cobalto, cromo, eccetera, 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 un inch appunto di tutto rispetto. E ottimo, ottimo, ottimo prodotto per un piccolissimo prezzo, per cui super consigliato. Poi, allora, ovviamente non poteva mancare, perché come in tutti i prodotti finiti ci deve essere assolutamente, se no non è un video di prodotti finiti e c'è qualcosa di strano in quel caso, un deodorante di Balea. Eccolo qui. Questo era fenomenale perché è una linea particolare formata solo da due, diciamo, referenze, questa qui sul rosa e quella sul viola, che sono rispettivamente la copia, diciamo così, di profumazioni famose. Questa dovrebbe essere la J'adore, profumazione di J'adore. No, scusate, non di J'adore, mi sfugge adesso perché. Non signorina, come cavolo si chiama? La Vie Belle, scusatemi, non mi veniva. Mentre quello viola che ho ancora in bagno da utilizzare è quello di Alien. Calcolate che sono due tra i miei profumi preferiti, molto diversi, ma due tra i miei preferiti. Quindi quando ho visto e saputo che questi due deodoranti erano di ispirazione appunto di questi profumi più famosi, non ho potuto resistere e li ho acquistati entrambi. Questo l'ho messo subito in uso e l'ho finito in un anno secondo praticamente perché è una bomba. E io come sapete, ve lo dico tutte le volte, ma lo dico perché magari c'è qualcuno che vede adesso il video per la prima volta e quindi non ha visto gli altri e non lo sa, io questi profumi li utilizzo. Non come, scusate, questi deodoranti li utilizzo non solo come deodorante sotto le ascelle, ma un po' come se fossero delle acque profumate su tutto il corpo. E alcuni di questi sono effettivamente per tutto il corpo. Questo dice Balea deodorante spray profumato, quindi non specifica perché c'è scritto o deodorante o spray corpo, una roba del genere, adesso non mi ricordo. Comunque c'è scritto se è anche per il corpo. Ma indipendentemente che sia scritto o meno, io li uso così. Perché comunque la profumazione è talmente buona che non si può non spruzzarla ovunque. Quindi, visto che poi tra l'altro non hanno, c'è da dire, un effetto deodorante assicurato, soprattutto adesso d'estate, io li utilizzo proprio più come se fossero delle sorte di acque profumate. Questo dice al profumo di vaniglia, anche se secondo me non è vaniglia, senza alluminio, protezione per 24 ore, vaporizzare a una distanza di circa 15 cm, ah sì, lo dice, ideale anche per il corpo. Scusate, di solito è scritto nel titolo, diciamo nel titolo nero e poi c'è la descrizione, però già nel titolo nero c'è scritto se è per il corpo, invece questa volta è scritto sotto nella descrizione, ideale anche per il corpo. Ed effettivamente io è così che lo utilizzo, più che come deodorante, perché adesso poi con il caldo, sinceramente, solo questi forse sono un po' pochino. Dipende cosa fate, dipende quanto state in giro. Tutta la giornata però no, cioè le 24 ore indicate qua no. Però per il prezzo che hanno di 1,19 euro, sinceramente, chi se ne, io prendo e porto a casa. Ho utilizzato con piacere, consigliata. Sicuramente, e quindi prodotto promosso e già ricomprata, quindi sì, la riacquisterei e ce l'ho già ricomprata. Quindi. Poi, ultimi due prodottini per oggi. Allora, abbiamo ancora Balea, come
Come vedete, mi piacciono i prodotti e li acquisto spesso, ma li utilizzo anche, quindi li vedete poi tutti nei finiti. Questo è era un trattamento di 7 giorni, quindi sempre fatte non fialetta vetro, ma delle piccole ampolline di plastica che poi si rompono, quindi rompete la parte sopra e schiacciate ed esce il liquido. Ve le ho già fatte vedere di un'altra tipologia che erano per il viso azzurre, mentre queste qui sono per il contorno occhi, quindi vedete che qua sono specifiche per il contorno occhi. Concentrato per contorno occhi ad effetto levigante con estratto di tè verde, 7 capsule. Applicare il concentrato dopo la detersione con la punta delle dita intorno agli occhi ed eventualmente su occhiaie e borse, massaggiando delicatamente. Si consiglia un utilizzo regolare mattina e sera, una capsula è sufficiente per un'applicazione. Allora, adatto anche per i portatori di lenti a contatto e volevo guardare, volevo dirvi che in assoluto, come prima cosa, c'è da dirlo, negli ingredienti c'è il dimeticone. Quindi l'inci non è un inci verde, nonostante la confezione verde, ma non è un inci verde assolutamente, come nessuna di queste fialette di balea, o meglio, quelle che per il momento ho usato io. Però l'effetto è super. Dice di usarlo mattina e sera, ma io in realtà lo utilizzavo solo la sera, perché comunque andava a idratare molto e la quantità all'interno in realtà è fin troppa. Quindi dice che è l'ideale per un'applicazione, ma in realtà si potrebbe fare tranquillamente due applicazioni con il contenuto di una fialetta. Quindi se voi volete potete magari utilizzarlo giorno e sera utilizzando la stessa fialetta. Quindi magari l'aprite il mattino e cercate di conservarla nella maniera più igienica possibile per poter poi utilizzarla il restante la sera. Io per evitare tutto questo trambusto semplicemente l'utilizzavo la sera e basta. Mi sono fatto una settimana di trattamento. Anche perché se volete fare mattina e sera bisognava prenderne due e io ne avevo presa soltanto una. E quindi io l'ho fatto soltanto la sera. Ma lo trovo comunque più adatto per la sera, nel senso che comunque mi andava ad agire bene durante la notte e mi alzavo il mattino col contorno occhi che era vroom, liscissimo, super idratato. E, allora, l'effetto levigante c'è e si vede, ma c'è da dire che appunto c'è anche il dimeticone all'interno che va a creare quell'effetto super appunto liscissimo. Cioè, tu voi lo toccate ed è super 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 liscio, ma è l'effetto del silicone, del dimeticone, quindi è un po' come dire, è da valutare anche questo aspetto. A me comunque sono piaciuti e infatti mettendolo la sera, ovvio la sera avevo super tutto liscio, il mattino già riuscivo a vedere l'effetto com'era dopo che il prodotto era stato utilizzato e assorbito durante la notte. E devo dire che non mi è dispiaciuto affatto come tipo di effetto, tenendo conto anche di questo piccolo svantaggio, diciamo così. Il fatto che abbia dei siliconi all'interno non sempre è dannoso se lo utilizzate però di giorno. Effettivamente la sera non è il massimo. Perché dico di giorno? Perché comunque teoricamente i siliconi presenti nei prodotti cosmetici in generale dovrebbero essere siliconi volatili, quindi che stanno a livello della superficie della pelle e non penetrano. E questo in realtà aiuta a fare anche da barriera per gli agenti esterni, quindi in realtà fanno una sorta di protezione per la nostra pelle durante la giornata, tutto ciò che è agenti esterni, inquinanti, eccetera, eccetera. Certo, poi bisogna lavarsi bene la sera in modo che la pelle poi torna libera a respirare. Quindi il fatto che abbia il dimeticone un pochettino mi delude, ecco, diciamo così, più che altro perché appunto io lo andavo a utilizzare la sera. Però non ho avuto problemi, non ho avuto insomma problemi di irritazioni, grani di miglio o altre robe strane. L'ho utilizzati davvero con piacere. E secondo me si possono provare, quindi io non mi scompongo più di tanto quando vedo che comunque l'inci non è perfetto, perché comunque poi mi trucco tutti i giorni con prodotti che non sono prodotti biologici e non hanno inci appunto perfetto. E continuerò a farlo, nel senso che comunque amo i prodotti che utilizzo,
indipendentemente dall'INCI che hanno, e anzi sono così e hanno quelle prestazioni proprio perché non sono prodotti biologici. E poi ricordiamocelo che non è che tutto ciò che è biologico o ha un INCI perfetto, allora vuol dire che è perfetto per noi e non fa male assolutamente, perché se siete allergiche anche solo a uno degli ingredienti presenti nell'INCI, per voi il discorso decade completamente e per voi quel prodotto, per quanto verde e buono sia, non va bene comunque. Quindi, insomma, sono da valutare tante cose, sono discorsi complicati e non vorrei neanche dilungarmi perché ovviamente mi dilungo sempre. Quindi a me sono piaciute e io forse addirittura le ho già ricomprate, adesso non mi ricordo. Però è un trattamento da fare non sempre, ripeto, una volta ogni tot. Una volta ogni 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, anche 6 per dire, però ci sta, costa pochino, 1 euro qualcosa, vi fate il trattamento di una settimana e io mi è piaciuto comunque farlo, quindi ve li consiglio, per me ci stanno e è un ni per la questione del dimeticone all'interno, però per me è un prodotto che potrei assolutamente ricomprare, anzi ripeto, forse l'ho già proprio riacquistato, quindi ci sta. Ultimo prodotto e poi la smetto di parlare. Allora, questa è una limited edition di Sien. Non so se si leggerà con questa luce, forse sì. Vabbè. Allora, è una summer limited edition, la collezione estiva solita di Sien. Questa è la Tropical Summer Acqua Spray. È un'acqua rinfrescante, semplice, semplice, senza profumazioni, senza niente. Io l'ho usata con piacere, piacere estremo, devo dire. Non ha profumazioni, da quello che ricordo, no, infatti. L'ho usata tantissimo d'estate, quindi quando faceva caldo, l'estate scorsa. Quando è che l'ho utilizzata? Può essere l'estate scorsa e ce l'ho qua da tutto questo tempo. Secondo me l'ho iniziata l'estate scorsa. Ma poi l'ho terminata tipo st'inverno con le maschere. Non lo so perché sta qua. Comunque non ve l'avevo ancora mostrata, quindi va bene. Visto che comunque siamo in estate e quindi è un po' il periodo delle acque spray, se la trovate ancora da Lidl, ci sta. Allora, questa è semplicemente pura acqua rinfrescante, non ha niente a che vedere con l'acqua termale, anche se un pochettino l'utilizzo che ne faccio io quantomeno è lo stesso, a parte che magari l'acqua termale ha più proprietà rispetto a questa che è semplice acqua praticamente. Esatto, perché negli ingredienti c'è acqua e nitrogeno. Però tipo me l'ero portata al mare, in piscina o anche qua a casa se sono fuori a prendere il sole, per rinfrescare il viso durante la giornata. Quindi d'estate proprio così per rinfrescarsi. E d'inverno invece l'avevo utilizzata per ribagnare il viso quando faccio le maschere, quelle per esempio all'argilla che tendono a seccare, quindi per mantenere idratato il viso. O perché no, potreste utilizzarlo anche, che ne so, volete bagnare i capelli perché dovete fare un impacco capelli bagnati o quantomeno inumiditi e non volete bagnare la testa, potete spruzzare questa. Avete bisogno di, insomma, qualsiasi motivo per cui voi abbiate bisogno di una leggera rinfrescata, di una leggera bagnata a quello che può essere appunto viso, capelli, corpo, quello che è. Costava poco perché costava 1 euro e qualcosa, quindi ci stava di provarla all'epoca quando l'avevo acquistata. Devo dirvi la verità, adesso mi perdo un po' di senso perché è veramente proprio pura acqua e non ha neanche una profumazione, quindi adesso ci sono tante altre varianti molto più sfiziose, quindi io per esempio ovviamente adoro i Fix Plus di MAC, qua per esempio ne ho uno al cetriolo, ha un profumo che a me piace tantissimo nonostante sia cetriolo, però ha questo effetto bello fresco, rinfrescante ma anche profumato, piuttosto che sempre qui in postazione, sempre di MAC, ho sempre Fix Plus, però questo qua ha i fiori di ciliegio che faceva parte di una collezione edizione limitata e questo è anche profumato. Sempre di MAC c'è Cocco Lavanda Rosa, che adesso non ho perché ho nel kit. No, Cocco è qua, aspettate, esatto, Cocco è ancora qua nella sua confezione, che io prima di buttare via le confezioni ci metto una vita.
E la lavanda ce l'ho nel kit, rosa invece se non sbaglio ce l'ho piccolino e poi che cos'ho? No, questo è quello normale, mentre questo è la Charged Water della linea Mineralize, quindi questa per esempio è molto simile, nel senso che non ha profumazioni particolari ed è un'acqua rinfrescante e idratante, però quantomeno ha delle proprietà veramente idratanti, un po' più specifiche, diciamo, un prodotto un po' più completo e specifico rispetto a questo che è veramente pura acqua. E poi in realtà acquisti più recenti che avete visto nei video haul o che vedrete, perché comunque i video haul ve li carico un po' per volta man mano. Sempre di Balea ho quella al gelsomino, quella all'anguria e quella al cocco. Sempre di acque così spray idratanti perché appunto d'estate mi piacciono molto. Quindi, siccome comunque il Fix Plus ha un suo costo e preferisco utilizzarlo come base make-up o come prodotto fissante per il make-up, quindi diciamo ambito comunque make-up. Mi sembra un po' uno spreco utilizzarlo solo per rinfrescarmi e quindi quando voglio solo rinfrescarmi o quando voglio appunto bagnare le maschere o altri utilizzi vado a utilizzare quelli lì più low cost di Balea. Quindi diciamo che questo non lo riacquisterei solo per quel motivo, perché adesso ho trovato altri prodotti che a parità di prezzo e di quantità anche di prodotto e di utilizzo di prodotto sono però un po' più sfiziosi perché almeno quantomeno hanno una profumazione, mentre questo non ne ha. Se invece cercate appositamente un prodotto che non abbia profumazioni, perché magari vi scoccia o non vi piace proprio a voi spruzzarvi sul viso qualcosa di profumato e volete apposta qualcosa che non ne abbia, questo sicuramente può fare per voi perché non sa di niente, è solo acqua. Però a questo punto, se devo dirvi la mia, a questo punto acquisto questo qui di MAC perché quantomeno ha un senso, ecco, fa qualcosa quantomeno, mentre questo proprio idrata solo, cioè idrata nel senso che rinfresca, non perché sia idratante, perché è acqua. E niente, per oggi è tutto, vi ho mostrato un sacco di cose, spero di non avervi ammorbato, quindi spero che comunque il video sia stato abbastanza scorrevole di vostro gradimento, se fosse così non lo chiedo mai, però mi fa piacere se mettete un pollicino in su o se vi iscrivete se non l'avete ancora fatto. E come sempre vi ricordo che potete trovarmi anche su Instagram, ve lo dico perché secondo me molte di quelle che mi seguono qui non mi seguono su Instagram e viceversa. In realtà io cerco di tenere, come sapete, le cose separate per questioni, insomma, lavorative, sono due ambiti completamente diversi, però mi farebbe piacere comunque se mi seguite anche su Instagram perché lì c'è la mia parte make-up, quindi la parte un po' più artistica e lavoro e quant'altro. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione. Alla prossima. Ciao ciao.